Questo film vi è offerto da Buzz, distribuzione cinematografica libera e indipendente. Buzz, tutto quello che gli altri non vi avrebbero mai fatto vedere. Buzz, distribuzione cinematografica. Fuori da tutte le censure. Buona visione. Questa sulla sessualità che abbiamo realizzato non si interessa di omosessualità, ma di eterosessualità. Infatti, volevamo constatare la preparazione della gente in materia sessuale. Il risultato finale è sconvolgente, ma abbastanza divertente. Buona visione! Telespettatori, la città che vedete qui alle mie spalle si chiama Messina, siamo in Sicilia. Quest'oggi scandaglieremo così la popolazione messinese, io insieme a questa ragazza, io sono Fabio, lei è Carmen, scandaglieremo la popolazione messinese su un argomento che riguarda la sessualità e più esattamente vorremmo sapere dove arriva la cultura riguardante la sessualità in questa città. Faremo una serie di domande ai messinesi, beh, non vogliamo anticiparvi niente e quindi iniziamo subito le nostre domande. Cosa ne pensi degli eterosessuali? Beh, secondo me è un po' difficile da rispondere. Non lo so, dimmi, cosa ne pensi degli eterosessuali? Non so cosa dire. Ho capito, ma sai cosa sono gli eterosessuali? No. Ho capito, grazie. Un'informazione da lei, cosa ne pensa degli eterosessuali? Degli eterosessuali? Normali. Ah, ok, grazie. Lei di Messina, lei? No. Ok. Sono domande. Allora, la domanda è questa. No, chiaramente io penso che il campione di queste domande riguarda tutte le persone, perché d'altro canto penso che tutti noi abbiamo. Comunque, la domanda è questa. Cosa ne pensate degli eterosessuali? Ma è. Non lo so cosa dirle. Certo, come essere umani devono essere trattati come gli altri, perché sono esseri umani. Ma poi per quanto riguarda il sesso è un po'. Non sono normale, ovviamente. Ho capito. Il sesso. Va bene, grazie. Eterosessualità. Ma secondo me è tutta questione. Cioè, secondo la persona. Cioè, io sono d'accordo. Sei d'accordo? Ok, ti ringrazio, ciao. Vorremmo sapere cosa ne pensa degli eterosessuali. Ma guardi, per me non è una cosa. Non ci ho mai pensato, è una cosa normalissima, mi sembra. Ho capito. Va bene, se suo figlio. È una malattia o una qualche cosa, insomma, però mi sembra che una. Purtroppo sono delle cose che succedono, che ci sono nella vita e non si può fare. E quindi se suo figlio fosse eterosessuale lo accetterebbe? È una cosa che dispiace, ma. Naturalmente, insomma, sono cose naturalmente che uno non è che può. Insomma, è una cosa contro natura, quindi che si può fare? Insomma, non è che faccio, uno che dovrebbe fare, ammazza il figlio, qualche cosa, insomma, che fa? Purtroppo sono cose, se uno può porre rimedio inizialmente, allora magari uno fa qualche cosa, altrimenti che ci può fare? Purtroppo è una croce che deve sopportare. Ok, sì, l'eterosessualità quindi secondo lei è una croce, però d'altro canto è inevitabile. Penso di sì, insomma, a meno che io non sia tanto approfondito su questo, sul termine, ecco. Ho capito. Volevamo chiedergli questo. Che cosa? Prima questo. Cosa ne pensa degli eterosessuali? Ma che devo pensare? Non posso pensare niente, perché più o meno è tutta una pasta, perciò che vuole che penso. In che senso? Si spieghi meglio. Su tutti i sensi. In che senso? Cioè gli eterosessuali secondo lei come sono, cosa sono, come vivono? E appunto, non è che ci dobbiamo meravigliare di queste persone, ci dobbiamo meravigliare di tutti noi, perché che più che meno
siamo tutti toccati. Ho capito, posso chiederle un'altra informazione? Vorrei sapere come considera gli eterosessuali, li considera malati da curare, viziosi da reprimere o, no, o normali con cui convivere? No, io veramente le considero povere disgraziate, perché non sono, no, non sono comprese di quelli che si ritengono sani. Non sono? Non sono comprese delle persone che si ritengono sani. Ho capito. Le persone che si ritengono sane sono più ammalate di loro. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Prego, signore. Buonasera. Buonasera. Ne pensi degli eterosessuali? Beh. Cioè, guarda, ti aiuto io. Consideri gli eterosessuali dei malati da curare, dei viziosi da reprimere o persone normali con cui convivere? Da curare, se non sbaglio. Ho capito, va bene, grazie. Innanzitutto ognuno ha, diciamo, le sue idee, giusto? E ognuno anche, siamo tutti esseri umani, per cui penso che l'eterosessuale è un essere umano come tutti gli altri. Lei accetterebbe il matrimonio in chiesa tra due persone eterosessuali? Cioè, io come persona? Eh sì, cioè lei come persona, cioè cosa ne pensa, ecco, cosa ne penserebbe del matrimonio in chiesa tra due persone eterosessuali? Guarda, io dico una cosa, di scandali ne vediamo tanti, io non vedo niente di anormale in questo, cioè, se in fin dei conti serve per portare nella società un qualcosa di nuovo, cioè per rendere liberi queste persone. Volevo chiederti una cosa, cosa ne pensi tu degli eterosessuali? Ma beh, secondo me sono delle persone normalissime. Gli eterosessuali, cioè, un attimino, gli eterosessuali siamo noi, quindi sì, capivo che avevi fatto la domanda. No, complimenti. Di solito ci sono delle persone che con la domanda che hai fatto magari creano un po' di confusione perché si sente omosessuale, transessuale, c'è tanta di quella confusione che realmente succede. Però posso dirti che, come dicevo poco fa, l'omosessuale siamo un po' tutti, cioè sono io, lo sei, cioè fra uomini e donne, in poche parole. Sì, io guarda, se ci fosse un premio per questa trasmissione te lo darei, perché sei stata la prima persona qui dentro che sapeva che cosa significava la parola eterosessuale. Complimenti. Ci sono state persone che non hanno risposto, non hanno capito qual era la... No, praticamente... Io ti parlo... Penso una cosa, con tutte quelle trasmissioni che ci sono in televisione tramite problemi dell'AIDS e roba varia, sappiamo che per l'AIDS per lo più sono gli omosessuali e anche e quelle donne che hanno altri tipi di rapporti, non andiamo in particolare, e anche tramite, cioè, la trasmissione dell'AIDS può venire anche tramite eterosessuali, quindi eterosessuali sono andato a documentarmi perché sinceramente all'inizio qualche anno fa non lo sapevo neanche io cosa significasse, poi documentandomi mi sono reso conto che effettivamente una cosa è la cosa nostra, uomini e donne che stanno insieme. Eterosessuali. Una domanda molto difficile, molto complessa in rapporto a quella che è la situazione attuale. Eterosessuali sono persone come gli altri, hanno delle anomalie dal punto di vista sessuale. Pensate degli eterosessuali? Beh, che questo d'altronde è un destino, si nasce in quel modo, ma arrivano a un certo punto, devono, in che senso? Bisogna vedere la domanda a che cosa, su che cosa verte. Cioè, per esempio, lei considera gli eterosessuali dei malati da curare, dei viziosi da reprimere o delle persone normali con cui convivere? Beh, dico, no, sono normali nel senso che si può convivere, non è il caso di emarginarle, non è giusto. Però non sono persone che si possono curare. Se pensasse che suo figlio fosse un eterosessuale, come reagireste? Cercheremo di aiutarlo in ogni modo. È logico. Ok, va bene, grazie, buonasera. Buonasera. Vorremmo sapere lei cosa ne pensa degli eterosessuali. Degli eterosessuali. Una domanda un pochettino sgabrosa praticamente, perché per voi altri non vanno bene. Ma guardi, no, io volevo semplicemente sapere cosa ne pensa il pubblico messinese. Allora, volevo chiederle, considera gli eterosessuali dei malati da curare, dei viziosi da reprimere o delle persone normali con cui convivere? Da curare praticamente sembra un po' difficile, da emarginarli è anche un'altra cosa un po' pure difficile, da lasciarli al suo... da deprimerli, sono sempre esseri umani da poter avvicinare e dare un po' di conforto a queste persone che hanno di bisogno. Ho capito. Emarginate dalla società. Ho capito. E mi scusi, lei accetterebbe il matrimonio in chiesa tra due persone eterosessuali? No, nel modo più assoluto. Ho capito. Va bene, grazie. Vogliamo sapere cosa ne pensa degli eterosessuali?
Non lo so, è una domanda che non... cioè, mi interessa ben poco. Mi interessa ben poco. Però ognuno si goda la vita come crede. Ho capito, ma lei considera gli eterosessuali dei malati da curare, dei viziosi da reprimere o delle persone normali con cui convivere? Ma per me, se a me capita un amico eterosessuale, io non lo scarto e niente poco mi scandalizza, tanto siamo nel 2000. Ho capito, va bene. Mi scusi, un'altra informazione, se sapesse che suo figlio fosse un eterosessuale, come reagirebbe? E non lo so come reagirei, questo non lo so, perché ne ho due e sono maschi al 100%. E si vede, ne ho uno di 22 anni. Cioè. Comunque, certo che non lo caccerei fuori. Ho capito, va bene. Cercherei di aiutarlo. Ho capito, va bene, la ringrazio. Quale? È una domanda un po' difficile. Diciamo che non è giusto emarginarli, però... non lo so, una domanda. Se vedono la personalità degli altri allora va bene, però quando cominciano ad intaccare un pochino quello che è la sensibilità degli però altri è allora una realtà e bisogna accettarlo. E anche questa è una domanda difficile, dei malati da curare, non lo so se è giusto dire questo, delle persone a cui condividere, non lo so. È un po' difficile da rispondere. Ho capito. Però... per me, per quanto riguarda la terza cosa, qual era il terzo? Persone normali con cui convivere. Ecco, persone normali no. Però con cui convivere? Con cui convivere, sì. Ho capito. Un'ultimissima domanda. Voi accettereste il matrimonio in chiesa tra persone eterosessuali? Io direi sono persone normali, con dei sentimenti, con delle loro aspirazioni, e quindi se loro lo vogliono, perché no? Non aspetta a me decidere. D'altronde sono delle persone che si sentono felici in quel modo, fin quando non fanno del male a nessuno, non vedo perché, penso che Dio le accetterebbe anche. Va bene, grazie, buonasera. Domanda è, che cosa ne pensa degli eterosessuali? Di che cosa? Degli eterosessuali. No, io no. No, non penso niente, perché la cosa non mi interessa, va bene, e quindi insomma la cosa non interessandomi, insomma, evidentemente non saprei di cosa dire. Ho capito, la ringrazio, buonasera. Pensi degli eterosessuali? Lettore? Come? Non hai capito. E che cosa ne pensi degli eterosessuali? Eterosessuale? Sì. Di... tu degli eterosessuali praticamente li consideri malati e da curare, normali con cui convivere oppure viziosi da reprimere? Malati da curare. Devi avere un figlio eterosessuale. Cercherei di capire. Male con cui convivere. Un malato da curare. Ma se una persona adulta e cosciente può vivere questa situazione liberamente, secondo me? No. Ma perché, prima di tutto, perché penso alla salute. Un eterosessuale, insomma, può portare anche delle malattie, tipo AIDS o altro, ma non è solo questo. E che un eterosessuale non può essere mai un buon marito. Può essere un normale con cui convivere, oppure curare se lui è disposto di essere curato. Che cosa ne pensi degli eterosessuali? Degli eterosessuali? Non li considero. Perché non li consideri? Perché non mi sembra una cosa naturale quello che fanno. Senti, come li consideri? Malati da curare, viziosi da reprimere o normali con cui vivere? Guarda, per essere un po' umanitario, malati da curare. Malati da curare. Ho capito, ti ringrazio. Yeah. Ciao. Ciao. Un po' difficile... penso proprio che siano delle persone purtroppo malate, purtroppo non ci può essere nessuna cura per poterli riprendere, per cui ci sono e ce li dobbiamo tenere. Ovviamente bisogna stare attenti perché potrebbero trasmetterci delle brutte malattie che ovviamente sono oggigiorno all'insegna di tutti, come l'AIDS e compagnia bella, per cui... E senti, un'altra domanda, tu accetteresti il matrimonio in chiesa tra due persone eterosessuali? No. No, ti ringrazio. Ciao. Ciao. Una domanda? Tu.
Anche due, va bene. La domanda è, che cosa ne pensa degli eterosessuali? Già l'ho detto l'altra volta, è necessaria l'isola pedonale qua a Messina. Quindi... No, no, gli eterosessuali. Ah, ah no. Gli eterosessuali. Cosa ne penso? In che senso cosa ne penso, scusi? Cosa ne pensa? Cioè, li considera malati da curare, viziosi da reprimere o normali con cui vivere? Ma di queste cose qua non sono al corrente, signorina, guarda. Non è la vita sessuale, io intendo quella normale, quindi tutte queste vite sessuali diverse non sono di mia competenza. Va bene, la ringrazio moltissimo. Prego. Buonasera. Cosa ne pensi di un eterosessuale? Non ho proprio parole. Dunque tu lo consideri un malato da curare, o un vizioso da reprimere o un normale con cui convivere? Secondo me è un vizioso. Un vizioso da reprimere, ho capito. Senti, no, c'è un'altra domanda. Se tu avessi una figlia, le permetteresti di sposare un eterosessuale? Niente affatto. Gli eterosessuali, che ne so, non li condivido io. Convivere? No, vabbè, convivere nella società sempre, sì. Così. Sì, non sono da ammazzare. Ho capito. E se sapessi che tuo figlio fosse un eterosessuale, come reagiresti? Beh, penso male. Cioè, penso che avrei fallito, diciamo, come padre. Tu accetti il matrimonio in chiesa tra gli eterosessuali? Non credo. Visto che poi si va contro la religione, non vedo come si possa accettare, no? E la domanda è, che cosa ne pensa degli eterosessuali? Ma cosa devo pensare degli eterosessuali? Ognuno è libero di condurre la sua vita, insomma. E se lei sapesse che suo figlio fosse un eterosessuale, come reagirebbe? Ma scusi, lei... Eterosessuale? Eterosessuale, sì. Non omo, etero. Sarebbe un fatto normale. Di cosa? Degli eterosessuali. Non so, spiegati meglio perché non... Praticamente, come consideri gli eterosessuali? Malati da curare, viziosi da reprimere o normali con cui vivere? Ma da curare praticamente, va. Da curare, e perché? Ma non saprei, tu dici queste persone che sono praticamente... Condividi il fatto che due eterosessuali si sposano in chiesa? No, questo non l'ammetto, assolutamente. Non l'ammetti, perché? Perché contro... per ogni cosa, prima di tutto, contro la religione, è logico anche contro la Costituzione, è una cosa... vabbè, dipende dai punti di vista, secondo il mio punto di vista è sbagliato. Oh, l'eterosessuale è normale. Gente, appunto, pure alle elementari dicono che cos'è etero. Ma purtroppo scandagliando. Sul maschio, ma con la femmina, la femmina con il maschio. Lo dice la stessa parola, non lo so. Non farebbero bene andare alle scuole elementari. Vabbè, vi ringrazio tantissimo. Grazie per la risposta intelligente. Che cosa possiamo dedurre da questa inchiesta? Ci sono due possibilità. O Messina è diventata a nostra insaputa una comunità gay per giunta razzista nei confronti degli eterosessuali, o i tabù in materia sessuale sono così forti da giustificare un'ignoranza così assoluta. Comunque, dopo queste interviste, ci sembra giusto concludere con eterosessuale e naturale. The flame where the sheets have no